sta per iniziare fra poco nella biblioteca comunale intitolata ad Alessandro Minuziano un'importante presentazione di un libro che si chiama Percorsi, che è stato curato da Pasquale Corsi, presidente regionale della Società di Storia Patria della nostra Puglia, e che è una serata organizzata dalla Società di Storia Patria di San Severo dell'Alto Tavoliere, cioè la sezione che ormai è una realtà consolidata per la Società di Storia Patria Pugliese in generale, visto che ha una ventina di iscritti, un suo sito, una sua organizzazione, organizza anche una serie di incontri e quindi ha una sua rivista che ha già pubblicato due titoli, il primo appunto questo Percorsi e l'altro che è apparso l'anno scorso. È l'organo ufficiale della rivista della Società di Storia Patria della sezione di San Severo dell'Alto Tavoliere, sarà seguito a breve dal terzo volume. Quindi Corsi, nostro illustre concittadino, è venuto qui a ricordare questo impegno culturale, a sottolineare gli studi che sono contenuti in questo libro e anche a ricordare che questo volume porta una dedica importante perché Giuliana Mundi, come molti ricorderanno, figlia di Benito, sorella della cara Cristina, è scomparsa prematuramente nel 2012 e questo volume è stato proprio un omaggio a lei che è stata così vicina alla Società di Storia Patria, che ha lavorato e si è impegnata, era anche la segretaria della sezione di San Severo. Dunque, si è trattato e si tratta di una manifestazione di rilievo che si inserisce in questo insieme di manifestazioni della Società di Storia Patria di San Severo dell'Alto Tavoliere. Per cui a questa breve introduzione di chi vi sta parlando seguirà una intervista proprio al professor Pasquale Corsi, che come molti sanno è stato a lungo ordinario di storia medievale bizantina all'Università di Bari e che poi appunto è passato ad occuparsi della Società di Storia Patria come presidente, come è giusto che sia. E dopo ci sarà anche un estratto, una serie di interventi e di momenti di questa serata sanseverese. Quindi diamo direttamente la parola al professor Corsi per questo incontro. E questo io lo chiamerei bollettino, ecco, opera miscellanea, raccoglie 10 contributi da parte di altrettanti iscritti alla sezione di Storia Patria di San Severo. E allora, richiamandoci a un precedente, quello di anni lontani, quando era vivo il preside Casilio, che faceva dei bollettini molto semplici del gruppo che aveva raccolto intorno a sé, li chiamava molto modestamente notiziari, ecco, ma erano qualcosa di più, che hanno conservato il ricordo di ricerche, di risultati. Allora, su quell'esempio, io stesso anni fa proposi agli amici di San Severo di raccogliere qualcosa delle nostre ricerche, di pubblicarle in maniera di lasciare traccia di ciò che si è fatto e poi magari di sviluppare idee che vengono dalla lettura di questi contributi. Ci vuole un grande impegno ci vuole, un impegno se si vuole fare qualcosa di scientifico, non di raffazzonato, perché oggi con i computer, il copia e incolla, come si usa dire, tutti sarebbero capaci di mettere insieme qualcosa, non solo fondi cartacei, ci sono diciamo, i risultati degli scavi archeologici. Certo, il risultato è tutto fatto sulla carta, sulla stampa. Nulla esclude che si possa mettere online pure, però è una cosa che si dovrebbe decidere dopo e che comunque non esclude innanzitutto la pubblicazione a stampa, che è sempre qualcosa che resta di concreto. Questo volume è dedicato alla memoria di Giuliana Mundi, è una persona di squisita raffinata e diciamo è molto vicina alla società, che ha aiutato molto nei primi anni quando qui si è ripresa la sezione dal 2012 in poi. Detto questo, il volume
Questo volume qui, che vedete dalle mie mani, raccoglie la memoria, le ricerche che sono state condotte dai soci della sezione di Storia Patria di San Severo Alta Capitanata, perché poi abbiamo ampliato l'ambito territoriale, negli anni, diciamo, iniziali della ripresa di questa sezione, perché c'è stata una fase, diciamo, di silenzio, di sospensione delle attività. Non nasce però questo percorso dal nulla. Ci sono stati degli esempi precedenti a cui ci siamo richiamati. Quali sono? Ecco, noi che siamo un po' della vecchia guardia e ricordiamo bene, io, Vittorio e Francesco Giuliani, Armando, eccetera, che molti anni fa il preside Casilio aveva riunito intorno a sé un gruppo allora di giovani, ahimè, allora, che volevano iniziare queste ricerche di storia patria, di archeologia e via dicendo. E anche allora si pensò di pubblicare almeno la sintesi, gli estratti, le cose più essenziali di queste ricerche, e uscirono delle pubblicazioni molto modeste dal punto di vista editoriale, però credo di contenuto non trascurabile, come ho potuto accertare andando a rivedere queste vecchie pubblicazioni, i cosiddetti notiziari. Ecco, il notiziario, già il titolo è piuttosto banale se vogliamo, molto modesto, ma la modestia estrinseca è, diciamo, non corrisponde a una modestia intrinseca, perché ci sono studi già all'epoca di buon valore, di buon livello. Quindi abbiamo avuto queste prime, diciamo, manifestazioni di un gruppo in cui si raccoglievano i risultati dei lavori e delle ricerche compiute. Ora abbiamo voluto riprendere questa tradizione. Perché? Per conservare la memoria di ciò che si è fatto, perché altrimenti con la dispersione che c'è, con il passare delle generazioni, tutto si dimentica, diventiamo, oramai la memoria non c'è più, si vive alla giornata secondo gli stimoli del momento, e questo è sicuramente sbagliato. Ed è stato il primo numero, poi ci sono stati, è già uscito l'anno scorso il secondo, sta in preparazione un terzo, non si chiamano più percorsi, hanno avuto, c'è un altro nome adesso, ma la sostanza è questa. Oggi quindi presentiamo, come si diceva, all'inglito pubblico, e presentiamo un po' questi testi, che cosa dicono, cosa vogliono esprimere. Devo dire in via preliminare che il presentatore, cioè colui che deve fare la presentazione, che cosa in sostanza deve dire? Deve dire come siamo bravi, abbiamo fatto cose eccezionali, deve fare una laudatio di tutto, poco critica servirebbe a poco. Oppure deve fare un riassuntino di ciò che sta scritto, ma in molti casi sarebbe inutile, perché ognuno, chi ne ha voglia, se vuole leggere, si legge poco oggi. Si pubblica molto, ma si legge pochissimo. Comunque sia, sarebbe una presentazione inutile. Quindi io ho presentato e continuamente presento tanti volumi, tanti libri, adotto questa scelta, vale a dire dare sì l'idea del contenuto, ovviamente, ma più che altro per stimolare la curiosità. Poi ciascuno, se è interessato a quell'argomento, può andare direttamente sul testo e approfondirlo. Anche perché volumi miscellani come questo e come tanti presentano subito un problema, vale a dire sono di argomento molto diverso e quindi richiederebbero competenze diverse. Quando io mi trovo di fronte a un testo di archeologia o della preistoria o protostoria della Daunia, io non mi sento tanto sicuro come invece accadrebbe se si parlasse del Medioevo. E lo stesso, analogamente, se si passa a questioni dell'età moderna e contemporanea, ci vorrebbe uno specialista di quel settore. Quindi
il bravo presentatore, per scherzare sto dicendo questo termine, e deve essere colui che deve sapersi mantenere nei limiti del dovuto, ricordando l'antico detto sutor ne ultra crepidam, scarparo, non andare al di là della scarpa, ecco come disse Apelle a colui che criticava la sua scarpa. Fin quando si parlava di critica agli allacci delle calzature andava bene, però poi fermati là perché non è più tua competenza. Va bene. Quindi sono 10 tematiche che vengono affrontate da altrettanti autori. Cominciamo secondo l'ordine cronologico dal testo che parla della preistoria, e ovviamente se si tratta di preistoria abbiamo l'uomo preistoricus che è Armando Gravina, gli manca la clava un poco, però stiamo lì quasi. Dunque, lui di che cosa ha parlato, cosa ha trattato in questo suo saggio iniziale? Ha fatto uno studio su una zona che sta battendo credo da molto tempo, sta analizzando in profondità tutti i vari punti precisi, perché ci vuole molta pazienza, molta accortezza in questi studi che non hanno il supporto delle fonti scritte, ma soltanto si leggono sugli scavi, sulle ceramiche trovate, i frammenti più che altro. E cioè la zona, la Valle del Fortore e la fascia adriatica che va, si può dire, diciamo approssimativamente dal lago di Lesina, dalla foce del Fortore fino a Torre Mileto. Ecco, più o meno questa è l'area di sua che ha trattato in questo caso. Descrive un po' in questo saggio la linea di costa, i mutamenti che ci sono stati, gli spostamenti, il mare, mi pare hai detto, che si è sollevato nel corso di 10.000 anni e più, di 100 metri per esempio, non so se proprio sono 100 metri o quasi, però ecco, vi è questa attenzione al fatto geologico in sé, che è quello di base. E poi gli spostamenti del fiume, dei canali, le paludi, tutto ciò che costituisce un paesaggio che non è mai immobile, fermo nel tempo, ma che cambia sia per motivi naturali e sia per l'intervento dell'uomo quando cominciano gli insediamenti. E infatti in questo saggio si cercano di individuare gli insediamenti e si parla anche delle fasi demografiche, una fase prima di popolamento, poi una fase di stasi, poi una nuova forma di popolamento dovuto probabilmente questi cambiamenti alle glaciazioni, al cambiamento climatico. In sintesi, poi ripeto, io non scendo nei dettagli perché non sono cose di mia competenza. In più Armando Gravina analizza le ceramiche, i frammenti ceramici che ha trovato e anche alcuni frammenti di statuette, idoli se vogliamo, ecco il culto della grande madre per esempio, e altri culti legati alla fertilità e quindi alla rappresentazione del toro o delle veneri steatopigiche come si usava dire. Vi è quindi questo quadro, ci sono dei disegni, delle cartine che lui ha puntualmente specificato individuando sul terreno i punti di insediamento più o meno fitti, ed è un primo saggio questo. Poi si va al secondo. Il secondo, vedo qui l'indice per non saltare nessuno, il secondo saggio è di Armando Perna, un saggio in cui riprende un tema che anche lui ha trattato in altre pubblicazioni, vale a dire avanza delle ipotesi circa insediamenti di epoca Daunia nel territorio di San Severo fino a Casale Novum, alla masseria Casone come si usa dire. Ecco,
ipotizzando che ci siano stati degli insediamenti precedenti, ma indipendenti dall'attuale San Severino, che nasce in età medievale. Vi è uno iato, una cesura chiara, però i ritrovamenti che ci sono stati da Guadone a Casale Novum, eccetera, in tutta questa fascia territoriale permettono di ipotizzare insediamenti precedenti di cui però non conosciamo i nomi, non conosciamo praticamente nulla con certezza, tranne quelle cose che si possono ipotizzare in maniera molto generica. È un saggio quindi stimolante, breve ma puntuale su questo punto, che su questo argomento che a lui è molto caro, perché so che l'ha trattato in altri momenti e in altre pubblicazioni. Poi vi è Ciro Panzone, naturalmente essendo Ciro di Torre Maggiore, non, eccolo qui, il colpevole, ha dedicato questo saggio a Torre Maggiore, il suo territorio in epoca federiciana. Per la verità bisogna dire che Ciro sta facendo degli studi molto ampi sulla storia di Torre Maggiore e del suo territorio. Già ha pubblicato un grosso volume sulla parte più antica, fino all'età normanna. E poi recentemente ho fatto io pure l'introduzione, una breve premessa sull'epoca successiva, e credo che proseguirà fino all'età moderna. Quindi sono volumi molto più ampi di quelli che, di quello che troviamo in questa miscellanea, però c'è tutto l'essenziale. Parlando di Torre Maggiore si parla, sia ben chiaro, anche di San Severo e del territorio, perché San Severo all'epoca, come altri insediamenti dell'epoca, erano feudo della Bazia di San Pietro di Terra Maggiore o Torre Maggiore. E allora c'è una disamina della situazione dell'epoca. Perché? È perché la vita del monastero e quindi del territorio non fu tanto semplice, fu molto agitata, se vogliamo. Dapprima perché c'era da tenere a freno i vassalli, diciamo coloro che dipendevano dall'abate. Poi c'erano i problemi dei rapporti con le autorità politiche. Per la verità, in sintesi, si può dire che in epoca bizantina, i bizantini promossero soprattutto intorno al 1000 con Basilio e con Ioannes il ripopolamento di questa zona, di tutta quella che oggi chiamiamo Capitanata, che si chiama appunto Capitanata e non più Daunia, perché c'era il Catepano, Basilio con Ioannes e gli altri governatori bizantini. E poi i normanni, Roberto il Guiscardo, che concede un ampio privilegio al monastero di Torre Maggiore, con tutte, garantendo le sue proprietà. Amico, qui ci siamo con gli albanesi. E che c'entrano gli albanesi con noi, con la Puglia? C'entrano perché innanzitutto, da un punto di vista generale, i rapporti tra le due sponde opposte dell'Adriatico furono sempre molto fitte. Non dobbiamo pensare che il mare divide, il mare unisce, e poi sono le isole Tremiti, Pianosa, poi le isole della costa dalmata, e quindi c'è continuamente uno scambio di culture, di arte, di commerci. Ragusa, per esempio, è stato un grande porto molto frequentato, ma in particolare Dubrovnik, io lo dico all'italiano, Ragusa. Che c'entrano gli albanesi? Gli albanesi si trovano nel 400 a dover affrontare l'avanzata ottomana. I turchi, che avevano travolto nel 1453 i resti, oramai era diventato dell'impero di Costantinopoli, di Bisanzio, ed erano dilagati nella penisola balcanica della parte meridionale, puntando verso Vienna, dove poi furono fermati nel 1600.
In questa avanzata un ostacolo notevole fu dato dalla fiera resistenza degli albanesi, che erano famosi come valorosi guerrieri. Il codice d'onore, il canon, come si usava dire, come loro hanno seguito ancora a lungo. Ebbene, questi albanesi trovarono un capo, un condottiero straordinario che li guidò nella resistenza contro le truppe ottomane del sultano Maometto II, il Al-Fatih, il conquistatore, come venne chiamato, soprannominato. Bene, questo era Giorgio Castriota, soprannominato Skanderberg, il signor Alessandro, chi era costui? Beh, un bambino albanese, secondo la tradizione turca, loro avevano le truppe speciali, i giannizzeri, che erano costituiti da ragazzi, bambini, rapiti nei villaggi cristiani, portati a Costantinopoli, allevati nell'Islam, nella religione islamica, cresciuti come una milizia fedelissima dell'imperatore. A volte nei secoli successivi gli imperatori, i sultani turchi dovettero fronteggiare la prepotenza e la violenza di questi giannizzeri. Ancora qualche decennio fa io ricordo che nel Molise, per esempio, zona più isolata e appartata, essendo zona isolata e appartata, conserva meglio i ricordi e le tradizioni. Si diceva di uno Aitante, un bullo, non veniva detto bullo, ma veniva detto un giannizzero, uno giannizzero.